Benvenuti a bordo, ragazzi, e benvenuti in un altro vlog. Come promesso, oggi vi faremo fare un tour del nostro van Cookie. Venite con noi. Ragazzi, iniziamo finalmente questo tour. Come potete vedere, abbiamo montato la tenda per sentirci un po' a casa. Vi starete chiedendo come mai c'è una tenda qui se voi avete il van e dormite in van. Ve lo spiego subito. Abbiamo usufruito di questa tenda per recuperare un po' di spazio e l'abbiamo usata per metterci un po' delle nostre cose dentro, un po' di tutto, insomma. Siete pronti? Entriamo! Questa è la nostra casetta. Eccoci in soggiorno, ragazzi. Come potete vedere, questo è il nostro letto divano. Adesso è in modalità divano proprio perché è giorno, quindi di solito il giorno siamo sempre fuori. Abbiamo optato per un letto richiudibile, come potete vedere, perché è molto molto comodo e abbiamo molto più spazio, così possiamo muoverci più liberamente, entrare e uscire dal van molto più facilmente. Come è composto il letto? Come fate a dormire? Allora, praticamente la struttura del letto ha questi piedini che vedete qui sotto, che adesso Piffy vi mostrerà come funziona, che si aprono e il letto, voilà, si apre. Piff entra in scena. Come potete vedere, ora la struttura, come ha detto già la nostra cara mano, è chiusa. Per aprirla semplicemente basta alzare un po' il letto e il piede esce fuori. L'altro piede è già aperto, quindi non dobbiamo fare altro che concludere l'opera e alzare il letto e magicamente, ecco qui, la struttura. Vabbè. Ora che la base del letto è pronta, non ci resta altro da fare che spostare il materasso di qui e il gioco è fatto. Noi ovviamente velocizziamo il processo. Ecco fatto, da soggiorno siamo direttamente entrati nella camera da letto. Ed ora passiamo alla cucina. Come è strutturata la nostra cucina? Come potete vedere, lo stretto necessario. Piccoli scaffaletti, le cose che più usiamo a portata di mano. Il fornello e il lavandino. E qui c'è anche la piantina. La nostra cara piantina di basilico. Quando abbiamo comprato il van, era già tutto pronto. Le uniche modifiche che abbiamo apportato sono state cambiare il fornello, che abbiamo preso, c'era uno da un solo fornello, noi ci siamo aggiornati e abbiamo preso questo un po' più grande a due. Voilà. E poi abbiamo praticamente rivestito tutta la superficie con questo vinile in color legno e abbiamo creato questo tavolino. Più che tavolino, un appoggio. È molto semplice. Abbiamo creato questo appoggio per avere un po' più di comodità. Sotto c'è un altro po' di spazio dove abbiamo messo un po' pentole, piatti, bicchieri, tazze, posate, insomma tutto. Da quest'altro lato invece abbiamo due taniche d'acqua, una da 10 litri e una da 20 litri, e la bombola del gas. Qui, come avete potuto già vedere, abbiamo il lavandino. Molto semplice da utilizzare. Niente di particolare, c'è semplicemente un tubo che collega direttamente alla tanica e tira sull'acqua. Ovviamente, per essere più autonomi possibili, oltre che avere la cucina, il soggiorno, il letto per dormire, abbiamo optato anche per la corrente. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato questi apparecchi, che non sono altro che una batteria per contenere la corrente che ci serve, un regolatore di carica che serve a contenere appunto l'energia solare e trasferirla alla batteria,
E quindi per poter utilizzare la corrente di casa, la comune corrente 220, abbiamo optato per un inverter da 1500 watt, quindi dalla batteria arriva la corrente e noi possiamo usare tramite questa ciabatta tutti i nostri apparecchi, computer, drone, cellulare e quant'altro. Quindi per utilizzare la corrente abbiamo comprato questo pannello solare da 250 watt policristallino e montato appunto sul roof rack del van. In fondo al pannello solare invece potete notare che ci sono le taniche di benzina extra nel caso, diciamo, rimaniamo a secco, un altro tendone blu nel caso abbiamo bisogno di più ombra o per poterlo mettere a terra, mentre dietro potete vedere le due valigie con le quali siamo venuti qui in Australia, il tutto legato con dei cricchetti. Ed ecco qui il motivo principale della nostra scelta di utilizzare la corrente in van. Un bel frigo Wico della capacità di 21 litri, ha la possibilità di poter raffreddare oppure riscaldare al suo interno, e ha dei LED, ha dei piccoli LED qui davanti per poter scegliere l'intensità, e i pallini, diciamo i LED, vanno da livello 1 al livello 7, ovviamente più alto il livello più aumenta l'intensità di raffreddamento o riscaldamento. Il tour del nostro caro Cookie finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci sui nostri social Facebook, YouTube, Instagram, lasciate un bel like, un commento e condividete il video. Fateci sapere nei commenti se avete anche voi intenzione di fare un viaggio del genere, vivere in van, oppure se l'avete già fatto. Insomma, scriveteci nei commenti la vostra e al prossimo vlog! Ora la gamba del piede, la gamba del piede. Ecco fatto, che cazzo ecco fatto. Grazie, Dani.